Devi sapere che i consumi reali di una pompa di calore sono strettamente legati alle prestazioni reali della pompa di calore, quindi al COP della pompa di calore. Oggi ti voglio far vedere qualcosa che non hai mai visto da nessun'altra parte, perché andremo proprio a toccare con mano il COP reale di una pompa di calore e non quello basato sulla scheda tecnica. Quindi entriamo proprio nella realtà dei fatti. Prima però di partire, beh, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Con la chiacchierata di oggi voglio condividere con te quanto è fondamentale conoscere e valutare i consumi reali di una pompa di calore, perché è importante che tu capisca cosa vuoi fare. Cioè, tu vuoi acquistare una pompa di calore? Cioè, come si acquista qualsiasi altro oggetto, un'automobile ad esempio, oppure vuoi investire i tuoi soldi in qualcosa che ti farà risparmiare rispetto al combustibile fossile attuale, ti farà dismettere per sempre il contatore del gas e con questo investimento che si ripaga grazie al risparmio e alla detrazione fiscale, poi blocchi i consumi energetici della tua abitazione. Ecco, sono due cose completamente distinte. O fissarci sull'acquisto di qualcosa, oppure pensare di fare un investimento perché porti ad un risparmio. Prima di partire con la chiacchierata di oggi, lascia che mi presenti. Io sono Samuele, sono un ingegnere meccanico che si è specializzato nel mondo delle pompe di calore ormai dal 2012. E aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche, dismettendo per sempre il contatore del gas e quindi azzerando completamente la bolletta del gas. Lo faccio attraverso Sigillo Sicuro, una rete che abbiamo creato anni fa, dove all'interno ci sono numerosi partner che ti possono seguire proprio nella realizzazione di questi sistemi. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, basta che vai nel link qui sotto. Allora, torniamo a noi. Cos'è il COP o il COP? È il coefficiente di prestazione, tradotto in italiano, cioè è un rapporto, una divisione tra energia termica resa dalla pompa di calore ed energia elettrica consumata dalla pompa di calore. Quindi, se abbiamo un COP di 5, significa che posso ottenere 5 kWh termici per riscaldare casa a fronte di un kilowattora elettrico consumato dalla pompa di calore. Più alto è il COP, più la pompa di calore ha delle prestazioni elevate e meno consuma, perché a parità di quel kilowattora di energia elettrica consumato, produco molto più calore per riscaldare casa. Ecco, naturalmente questo è fondamentale. Perché se stai pensando di acquistare una pompa di calore, lo fai perché vuoi risparmiare rispetto a prima. Non penso che lo fai solo perché vuoi metterti una pompa di calore in giardino. Invece, se hai già installato una pompa di calore in passato, trovi un video qui sopra, su come ottimizzare i consumi di una pompa di calore già installata. All'inizio del video parlavo di COP reali, di consumi elettrici reali, ma perché? Lo dico con cognizione di causa perché monitorando tante pompe di calore online di diversi marchi, mi sono reso conto che il COP non è sempre quello descritto in scheda tecnica. Con questo non dico assolutamente che è sbagliata la scheda tecnica, ma le prestazioni reali di una pompa di calore non sono legate solo alla macchina come viene testata in laboratorio, ma anche a tutto il contorno, cioè anche come viene realizzato l'impianto. Faccio un esempio: se non ho abbastanza portata, cioè se non gira abbastanza acqua nelle tubazioni per portare via l'energia termica dalla pompa di calore verso l'impianto, o lo facciamo in modo lento, con basse portate non adeguate, ecco, le prestazioni della macchina non sono quelle previste dal laboratorio. Vado a sfruttare una macchina non per il suo potenziale. O ad esempio, se la macchina fa un sacco di accensioni on off, ecco, nei momenti transitori, quindi da quando parte da ferma a quando raggiunge la temperatura, ecco, in quelle condizioni il circuito frigorifero della macchina, quindi anche le prestazioni della pompa di calore, non sono quelle previste dalla modalità nominale, cioè ci sono dei transitori in cui la macchina non sta performando al massimo, quindi consuma di più di quello che dovrebbe consumare. E te lo faccio vedere proprio con i numeri. Non ti nascondo che adoro monitorare
come funzionano le macchine, anche perché con Sigillo Sicuro facciamo una preanalisi, quindi stimiamo in maniera dettagliata quali sono i consumi elettrici mese per mese di una pompa di calore ancora prima di fare l'intervento, e poi li verifichiamo con i consumi reali della pompa di calore perché la monitoriamo online e ne vediamo proprio le prestazioni. Bene, allora andiamo al PC e ci colleghiamo in un paio di pompe di calore, magari in pieno inverno, vediamo che prestazioni ci hanno dato. Eccoci qui, allora andiamo a vedere qualche momento in pieno inverno che COP reale abbiamo da una pompa di calore. Siamo Nord Italia, ecco, consideriamo Nord Italia come riferimento, quindi prenderò delle giornate in cui abbiamo 2, 3, 4, 5 gradi esterni, che sono praticamente le temperature medie invernali, non sono i 7 gradi, ecco, classici da scheda tecnica, non sono neanche i meno 20, caso estremo, ma quelli che sostanzialmente la macchina lavora di più. Ecco, allora qui siamo ad esempio il 12 gennaio 2024, sono le 6 di mattina, abbiamo una temperatura esterna all'incirca di 3 gradi, che poi cala anche verso i 2 gradi, e abbiamo una temperatura di mandata all'impianto, quindi qui stiamo parlando di un impianto a bassa temperatura, un radiante a pavimento, circa di 38 gradi di mandata. Probabilmente il cliente ha questa mandata perché avrà un pavimento in legno, quindi c'è la necessità di avere una mandata leggermente superiore ai classici 30-35 gradi su cui lavora un radiante a pavimento. Andiamo quindi a vedere come si comporta la pompa di calore andando a vedere i consumi elettrici e la potenza termica erogata. Eccoci, allora, mentre sulla sinistra abbiamo le temperature che abbiamo visto prima, 38 gradi di mandata, 3, 2 gradi con la linea arancione, la temperatura esterna. Adesso in giallo abbiamo la potenza elettrica assorbita, che la leggiamo a destra, quindi sono circa 1200 watt, e abbiamo in bianco la potenza termica erogata dalla pompa di calore, all'incirca 6 kW. Come vedi, stava anche diminuendo la potenza termica erogata, cioè la pompa di calore si stava stabilizzando. Infatti, proprio vedi che probabilmente l'ora precedente, poi te la faccio vedere, la macchina si era accesa, ha alzato la temperatura e poi la mantiene costante nel tempo. Ecco, se fai un rapporto 6 circa diviso 1,2, esce un COP di 5. Quindi con 2-3 gradi esterni abbiamo un COP di 5. Adesso torno indietro per vedere cosa è successo qualche ora prima, quando magari la macchina era in fase di accensione. Qui siamo qualche ora prima ed è chiaro che la macchina si è appena accesa e stava alzando la temperatura. Vedi dalla linea rossa che la temperatura dell'impianto di riscaldamento è partito da 25 gradi per poi salire verso i 35 e poi arrivare fino ai 38 di in mantenimento. Allo stesso tempo la temperatura esterna era pressoché costante. In giallo abbiamo l'energia elettrica assorbita, questa è una potenza perché è istantanea, e siamo all'incirca 2 kW, mentre in bianco abbiamo la potenza termica erogata dalla pompa di calore. Come vedi, è partita. E visto che l'impianto è freddo, la macchina ha iniziato ad aumentare il numero di giri per arrivare a una potenza termica di 9, un po' più superiore ai 9 kW termici. Ecco, se fai un calcolo e andiamo a calcolare sulla media dell'ora, quindi sull'energia, ipotizziamo di aver erogato 9 kWh termici durante questa ora di funzionamento, e abbiamo assorbito circa 2 kWh elettrici, 9 diviso 2 fa 4,5. Ecco, siamo passati da un COP di 5 a un COP di 4,5, quindi l'abbiamo abbassato. Ma le condizioni al contorno erano le stesse, cioè la temperatura esterna era sempre di 3 gradi, ma avevamo l'impianto freddo. Ecco, quindi in quelle fasi transitorie in cui devo riscaldare l'impianto, la macchina non dà le sue massime performance, ma è costretta in un certo senso accelerare per poter arrivare all'obiettivo, cioè ad esempio arrivare a 38 gradi. Una volta raggiunti i
i gradi, la macchina lavora in mantenimento e lì otteniamo le massime performance. Ecco, questo è un concetto fondamentale con le pompe di calore, l'ho già detto in numerosi video, è fondamentale mantenere l'impianto caldo il più possibile durante la giornata, perché alla fine della giornata consumerai meno energia rispetto ad accenderlo e spegnerlo continuamente. Eccoci qui invece in un caso ad alta temperatura, quindi impianto a termosifoni. Qui, anche qui siamo a 2,5 gradi circa esterni, sono le 3 di notte e stiamo mandando acqua all'impianto a 50 gradi. Andiamo a vedere adesso potenza termica erogata e potenza elettrica assorbita. Come prima, allora abbiamo la potenza elettrica in giallo assorbita, la leggi qua sulla destra. La macchina si stava stabilizzando, aveva raggiunto i 50 gradi, poi iniziava a lavorare in mantenimento. Stiamo intorno a 1200 watt, 1250 watt assorbiti e stiamo erogando una potenza termica all'incirca di 4,6 kW. Quindi, se andiamo a lavorare su questa fase qui in mantenimento, otteniamo un COP di circa 3,7. Quindi comunque un COP interessante, stiamo lavorando su radiatori, considera che il punto di bivalenza è mediamente intorno ai 2,6. Dipende ovviamente da quanto uno paga il metano, da quanto uno paga l'energia elettrica, ma come ordine di grandezza diciamo che se abbiamo un COP superiore a 2,6 conviene la pompa di calore, se abbiamo un COP sotto i 2,6 conviene rimanere col combustibile fossile. Ecco, ti faccio vedere invece nelle ore più calde della giornata come si comporta la macchina. Siamo infatti alle 3 di pomeriggio, la temperatura esterna è 9-10 gradi, sempre con la linea arancione, l'assorbimento elettrico in giallo lo leggiamo di qua, siamo a 1,3 kW di assorbimento elettrico per riscaldare la casa, la pompa di calore sta salendo, sta portando la temperatura sopra i 45 gradi. Naturalmente se è più caldo all'esterno anche la temperatura di mandata all'impianto si abbassa in climatica. È inutile scaldare i radiatori nella stessa maniera con 10 gradi fuori o con 3 gradi fuori. E la potenza termica in mantenimento è circa intorno ai 7 kW. Quindi facendo un rapporto con lo stesso impianto, con la stessa macchina, va bene, abbiamo abbassato un po' la temperatura di mandata, però in questo caso la differenza notevole ce l'abbiamo per l'aumento della temperatura esterna. Ecco, naturalmente in pieno inverno abbiamo temperature medie esterne più basse, però quando esce il sole possiamo effettivamente fare una grande differenza. Quindi abbiamo appena detto che l'ideale è far lavorare la macchina quando fuori ci sono le ore più calde, ma se è una casa poco isolata e ha radiatori, magari è difficile poter riscaldare casa solo con la pompa di calore in pieno giorno, ma dobbiamo trovare dei compromessi anche nelle ore notturne. Quindi in ogni caso, se le prestazioni sono buone, la pompa di calore è estremamente conveniente anche se lavora di notte rispetto al combustibile fossile. Ecco, considera come punto di bivalenza, appunto di pareggio, il 2,6. Ovviamente dipende da quanto paghi il gas, da quanto paghi l'energia elettrica, ma indicativamente, ecco, se abbiamo un COP superiore a 2,6, significa che la pompa di calore è più conveniente rispetto alla caldaia a metano. Invece, se il COP è inferiore, conviene rimanere con il combustibile fossile. E te lo dico con tutta onestà. Non tutte le case possono essere trasformate in 100% elettriche perché non tutte hanno le caratteristiche per poter lavorare bene con una pompa di calore. Tante case a radiatori sì, ma non tutte. Con questo ti do appuntamento al mio prossimo video e se vuoi trasformare anche tu la tua casa in 100% elettrica, vabbè, vai nel link qui sotto. Alla prossima!